Mi dispiace, ma io non voglio fare un imperatore. Non voglio governare né comandare nessuno. Vorrei aiutare tutti, ebrei, ariani, uomini neri e bianchi. Tutti noi esseri umani dovremmo aiutarci sempre, unirci e godere della felicità del prossimo. Non odiarci e disprezzarci l'un l'altro. In questo mondo c'è posto per tutti. La natura è ricca e sufficiente per tutti noi. La vita può essere felice e magnifica, ma noi l'abbiamo dimenticato. L'avidità ha avvelenato i nostri cuori, condotti a passo d'oca verso le cose più abiette, fatto precipitare il mondo nell'odio. Abbiamo mezzi per spaziare, ma ci siamo chiusi in noi stessi. La macchina dell'abbondanza ci ha dato povertà. La scienza ci ha trasformato in cinici. L'abilità ci ha resi duri e cattivi. Pensiamo troppo e sentiamo poco. Più che macchine ci serve umanità. Più che abilità ci serve bontà e gentilezza. Senza queste qualità la vita è vuota e violenta. E tutto è perduto. L'aviazione e la radio hanno avvicinato la gente. La natura stessa di queste invenzioni reclama la bontà dell'uomo, la fratellanza universale, l'unione dell'umanità. Persino ora la mia voce raggiunge milioni di persone, milioni di uomini, donne, bambini disperati, vittime di un sistema che impone all'uomo di segregare, torturare, uccidere gente innocente. A coloro che ci ascoltano io dico: non disperate, perché l'avidità che ci comanda è soltanto un male passeggero, come la pochezza di quei uomini che temono le meraviglie del progresso umano. L'odio degli uomini scompare insieme ai dittatori. Il potere che hanno tolto al popolo tornerà, e qualsiasi mezzo usino, la libertà non può essere soppressa. Soldati, non cedete a dei bruti, uomini che vi comandano, che vi condizionano, che vi limitano, che vi dicono cosa fare, cosa pensare, cosa dire, che vi reggimentano, che vi trattano come bestie. Voi vi consegnate a questa gente senza un'anima. Uomini macchine, con macchine al posto del cervello e del cuore. Ma voi non siete macchine, voi non siete bestie, voi siete uomini. Voi portate l'amore dell'umanità nel cuore, voi non odiate. Coloro che odiano sono quelli che non hanno l'amore altrui. Soldati, non difendete la schiavitù, ma la libertà. Ricordate che nel Vangelo di Luca è scritto: il regno di Dio è nel cuore dell'uomo, non di un solo uomo, ma di tutti gli uomini. Voi, il popolo, potete far sì che la vita sia bella e libera. Voi, il popolo, potete creare le macchine, il progresso e la felicità. Voi, che potete fare di questa vita una splendida avventura. Soldati, nel nome della democrazia, uniamoci tutti. Combattiamo tutti per un mondo che dia a tutti un lavoro. Ai giovani la speranza, ai vecchi la serenità e alle donne la sicurezza. Promettendovi queste cose, degli uomini sono andati al potere. Mentivano. Non hanno mantenuto quelle promesse e mai lo faranno. I dittatori sono liberi perché rendono schiavi il popolo. Ma allora, voi, noi,
mantenere quelle promesse. Combattiamo per un mondo ragionevole in cui la scienza ed il progresso diano a tutti gli uomini il benessere. Combattiamo per un mondo basato sull'amore. Soldati, nel nome della democrazia, siate tutti uniti! Buonasera, buonasera a tutti.